Fischia Collaro, buonasera, ben ritrovati dal complesso sportivo Kennedy sui Camaldoli. Comincia la terza settimana della 18ª edizione dello Sbordone League. Allora, questa è una settimana particolare perché stasera ci saranno gli ultimissimi match della Serie A in programma alle 8.45. Allora, la nostra domenica sbordoneana si dimezza di appuntamenti, da 10 che abbiamo visto nelle prime due settimane, oggi ne saranno 5, un match alle 17, uno alle 17.30, uno alle 18 e due alle 19. Si comincia col girone D, si comincia con Italia e Belgio, sono due squadre che hanno esordito proprio la settimana scorsa, perché alla prima hanno riposato, allora questa è proprio la giornata di recupero della prima giornata di questo girone D. Il Belgio ha battuto 2-1 il Portogallo. Era il campo K2 la settimana scorsa, adesso siamo sul campo A dei Kennedy di Calciotto. L'Italia ha battuto 1-0 la Macedonia, il gol fu di Emanuele Esposito. Per il Belgio, doppietta di Gigi Monaco, sono entrambi in campo. Andiamo a vedere i protagonisti di questo match. Allora, in maglia bianca la squadra dell'Italia, che si schiera con Luongo in porta, al centro sempre Gaudieri. Ai lati ci sono Oriente e Ricciolio, centrocampo con Ferrieri mezzo destro, Imperatore al centro, mezzo sinistro Emanuele Esposito, avanti c'è Diego Ricciolio, Marco fa il terzo a sinistra, maglia nera il Belgio, Facciuti sinistro, Murato, Di Me in porta, al centro Vatrella, ai lati ci sono Regalbuto e Di Maro, se non erro. Centrocampo a tre con Gigi Monaco che fa il vertice basso, le mezzali sono Max Monaco e Facciuti, avanti Gioneri a disposizione, c'è Catapano con Fierro. Per la formazione in maglia bianca invece c'è Marigliano, giusto? Che ritorna, non c'era la prima. Solo, arriva. E allora Gioneri, un po' di sola, occhio a spostarci col sole, contro sole dobbiamo mettere a fuoco bene le situazioni di gioco, sarà una bella partita, sono due squadre a tre punti c'è anche la Macedonia che di partite ne ha giocate due, una l'ha vinta 3-1 proprio sul Portogallo alla prima uscita, la seconda appunto l'ha persa 1-0 contro l'Italia, squadra capitanata da Carlo Rossi, allenata da Danilo Rabona, che si giocherà tutto poi negli ultimi 50 minuti in programma la settimana prossima, la settimana numero 4, quella che chiuderà i gironi di Euro 2021. Allora è Marchion il terzo a sinistra della difesa 3 del Belgio, non Di Maro, ha giocato anche alla prima Marchion. Vediamo un po' una rimessa laterale, battono i ragazzi di Oriente Imperatore. Ferrieri, tocco dietro per Gaudieri che è un gran sinistro, lo prova, diventa un assist per Ricciolio con l'esterno, Di Meo due volte, la tiene. Okay. Esce Ricciolio, mette il pallone fuori, rimessa per Regalbuto, anche lui un gran ritorno di fiamma sui nostri campi. Vatrella, male Marchionne, così e così, la palla è centrale, arriva Mano Esposito, prova a puntare l'uomo, il corpo di Vatrella con i suoi chilogrammi non si fa smantellare e concede il calcio d'angolo per la formazione in maglia bianca, battuto, secondo palo Gaudieri spizza su. Giro palla della formazione del Belgio, avanza capitano Max Monaco, la tocca per Fierro, entrato da pochi secondi Gigi Monaco, tutto dietro verso Vatrella, qui in mezzo verso Fierro, attacca anche Marigliano, c'è un contatto, c'è una punizione, non si deve attendere il fischio dell'arbitro, non c'è distanza, allora Monaco prova direttamente in porta il pietone di Gaudieri, poi allontana la minaccia Marigliano con la palla che termina in rimessa laterale, verrà battuta da Regalbuto, prova lungo linea dove però non c'è nessun compagno in maglia nera, attacca su questo pallone Catapano, occhio al pallone che viene messo giù da Gaudieri, calcio di punizione perché sticce lo stop, battuta Fierro, rete, il vantaggio della formazione in maglia nera del Belgio, disattenzione colossale dell'Italia.
E allora controllo anche veloce al VAR per vedere che non c'è stata nessuna irregolarità. Effettivamente non si prende mai la palla dai piedi di un compagno nell'area di rigore, nel caso del portiere della formazione dell'Italia, che ha bloccato l'aggancio di Gaudieri provocando un calcio punizione di seconda, battuto anche velocemente, mettendo il pallone alle spalle di Luongo. Vantaggio belgio. Tunnel di Ferrieri su Fierro. Qui altro errore di Luongo con i piedi, che serve Fierro che resiste alla carica, e poi Ferrieri, non preciso Luongo con i piedi. E poi mano Esposito attaccato da Gigi Monaco, che gli sradica il pallone dei piedi, mette in mezzo deviazione di Gaudieri in calcio d'angolo. Parte bene il Belgio. Un po' distratta l'Italia. Palla dentro. Occhio a Vatrella che spizza. C'è deviazione di Oriente. La rimessa è ancora per la squadra in maglia nera. Con le mani già batte Fierro. C'è una deviazione con la mano di Catapano. Tocca Gaudieri per Oriente. Scende lì in mezzo al campo, ma si allunga il pallone. Monaco lo va a recuperare. C'è un contatto, c'è una punizione. Calcia Monaco. Gigi forte, non inquadra la porta. Fondo battuto corto per Gaudieri. Sventagliata in avanti morbida e non lunga. Occhio a quel piede di Manu Esposito su Gigi Monaco, che poi si alza la sfera e poi la perde. Ricciolio. Esposito contro tre, prova ad allungarsi. Di Meo intuisce la giocata dell'avversario, va a prendersi questo pallone. Salta Oriente, salta anche Marigliano. Catapano prova a prenderla. Gaudieri, punizione, fallo di Catapano. Si arrabbia Gaudieri con Catapano e c'è il giallo. Corta Gaudieri, sale Oriente, attacca lì in mezzo. Centrale per Ferrieri, si gira, calcia Vatrella in uscita, la palla di ricarambola sul piede di Ferrieri. Sposta il pallone Vatrella col piede. Facciuti, sale un po'. Tocco per Monaco. Apre a Fierro, c'è Catapano nell'area che vuole il pallone, si va centralmente da Facciuti, che prova a liberare il sinistro, colpisce Marigliano. Battere Calbuto. Corta, Catapano viene incontro, poi con una girata cerca di rimescolare questo pallone in aria. Fondo. Batte Imperatore, che vuole scodellare una palla nel box avversario, anzi esterno. Ricciolio rimescola, Vatrella di petto. 1 e 2. Palla su Catapano di testa, la tiene in campo Marigliano, poi col piattone va da Ferrieri, che controlla il rimbalzo del pallone e colpisce una traversa pazzesca. Ferrieri, mamma mia, sfortunatissimo la mezzala destra dell'Italia, che aveva calcolato benissimo i tempi di questo pallone. Spinto Catapano, calcio di punizione. Calcio di punizione battuto da Niri. Occhio che contro sole non si vede una mazza. E allora Monaco. Scivolata sul pallone da parte di Imperatore, parte Ferrieri, che tocca nello spazio il pallone a Ricciolio col sinistro. Ha pareggiato l'Italia con Ricciolio. Diego, 1-1. Ricciolio, scusami. Diego. Pareggia l'Italia in contropiede, gran palla nello spazio per Diego Ricciolo, che non sbaglia col mancino tu per tu con Di Meo. Catapano dietro, Regalbuto, ricomincia il match 1-1 tra due squadre che hanno esordito con una vittoria al primo turno, che sono a pari punti con la Macedonia, che ha già giocato due partite, e quindi questo può essere quasi considerato il match per il primo posto del girone D. Ferrieri, Vatrella in uscita, Ferrieri ancora col sinistro, fondo. Mano Esposito contro tre, si gira bene, mette dentro, esce bene anche Marchionne, poi Imperatore. Buono lo spunto personale, il tocco nello spazio, Fierro mette il piede sinistro, chiude il buco, sale lì in mezzo, tocca per Gigi Monaco, alza un po' la testa, va da Fierro. Occhio a Gioneri, palla a Gigi Monaco, tutto chiuso, sinistro murato. Diego Ricciolio,
Ma guarda un po', tocco per Ferrieri che cerca il sinistro, volo di Di Meo, calcio d'angolo, tutto fatto molto bene, sia la conclusione col mancino di Ferrieri, il volo è straordinario da parte del portiere del Belgio che oggi veste col cappello, bomba, Seramani e la protezione, eh? Marco Riccioli subito per Diego, 1-2. Esposito prova il numero, Regalbuto in uscita, mette il pallone in rimessa laterale. Occhio alla messa a fuoco che qua, un po' difficile, dentro la mano, morbida troppo. E poi c'è una punizione in due perché qualcuno ha chiamato Mia lì in mezzo ed è maglia nera. Calcio di punizione, siamo praticamente quasi sulla linea dell'area di rigore di seconda, la finta del tocco, Vatrella in uscita, giallo in arrivo. Perché non ha rispettato la distanza al momento prima del fischio. Si gioca con i cartellini in questi primi 25 minuti tra Italia e Belgio, già moniti almeno in 3 in 4, non lo so. Il tocco, il sinistro, la palla murata da John Eric e poi la rovesciata di Ferro a mettere fuori. L'aggancio di Monaco che prova a girarsi. Se ne va, ne ha 3 però da puntare. Gigi sale, si allunga il sinistro, è buono, corto sul primo palo, blocca lungo, va da Gaudieri, avanza il gigante difensore centrale della formazione dell'Italia, ex Pac-Man nell'edizione 17 in Platinum League, dove stavano giocando molto bene, l'edizione che poi è stata appunto interrotta per tutto il macello che è successo quest'anno. Comunque progetto che continua, quello di Imperatore Oriente, che hanno confermato quella rosa in questo europeo. Qui forse fallo su Ferro? No? E allora Marigliano alza la testa e va in avanti. Un po' così. La sorte restituisce il pallone al Belgio con le mani. Che va con Marchionne. La pressione di Imperatore e anche di Marigliano con Catamano che si avvita. Sbaglia Marigliano che regala la rimessa al Belgio battendo praticamente a 10 centimetri a Gaudieri. Palla dentro, salta Gaudieri, calcio d'angolo. Anche se si era praticamente fermato al momento dello stacco per la chiamata del pallone del portiere, infatti l'ha inibito e ha saltato in maniera abbastanza scordinata, regalando un calcio d'angolo che probabilmente avrebbe evitato. Serenamente Catapano dalla bandierina che ovviamente non c'è nemmeno su questo campo, smanaccia lungo e poi Gioneri non riesce nel tapin. Prova l'uscita il Belgio, raso terra, c'è punizione, agganciato Monaco. Allora è incredibile come di qua i colori sono belli nitidi, poi giriamo contro sole e non si vede una mazza. Monaco in porta, fuori Gaudieri per Imperatore, che Gigi Monaco davanti a lui. Ferrieri, l'acquisto di questa stagione da parte di Imperatore Oriente. Eccolo Imperatore, carica il destro sul fondo di nulla, si distende di me. Gigi Monaco contro 2-3, Ferrieri recupera questo pallone, poi va in porta direttamente perché ha capito che quelle misure sono brevi tra centrocampo e porta, almeno rispetto al San Rocco dove ci sono parecchi metri in più. Intanto sinistro Di Meo coi pugni, non è finita la palla, forse non esce. Ferrieri si accontenta della rimessa laterale, vediamo un po' il calcio d'angolo, non è rimessa, va col sinistro Ferrieri, forte in mezzo raso, occhio sulla linea, quasi Gioneri mette fuori, poi c'è il rimpallo, Imperatore alza male quella gamba, punizione, travolge un po' tutti. Ferrieri, Imperatore, tocco di ritorno, Gioneri intuisce, vediamo se verticalizza, tutto chiuso, sbaglia il tocco, Fanciulli non la può prendere. Rimessa per l'Italia, ora in un miglior momento rispetto agli avversari che avevano iniziato bene e che si sono un attimino spenti in questo momento della gara. Occhio Esposito che punta alla porta, vediamo se allarga, arriva Marco Riccioli, il cross col sinistro, arriva Marchionne così e così, Di Meo la trova. Questa palla che danzava un po' di salsa e merengue nell'area di rigore abbracciata da Di Meo.
Marchionne sbaglia, Imperatore, tocco di Diego, poi Ferrieri, non la trova. Diego, anzi Ferrieri, carica il sinistro, deviazione di Regalbuto, poi Max Monaco invade questa zona di campo. La tocca verso Gioneri, arriva Gaudiri, corpo avanti e sbarra che si abbassa, non si passa, rimessa. Con le mani Ricciolio, salta Diego, palla altissima, piatto di Imperatore e anche di Gioneri che trova Catapano, che si sterza sul destro improvviso, fuori di nulla, a lungo, quasi battuto alla sua destra. Gaudieri, verticale, lì in mezzo Manu Esposito tutto solo, si va ancora da Ferrieri, che apre da questo lato verso Marco Ricciolo, che ha un controllo così e così, ma il pallone è ancora suo, poi sinistro di Ferrieri, sul di dietro del povero Manu Esposito, si gira Diego di là, grande dribbling, poi Banfella verso Manu, rimpallo e primo tempo, che finisce 1-1 tra Italia e Belgio, in questo momento entrambi a 4 punti a braccetto, al comando del girone D. No, metti le facce. Col destro di Gioneri comincia la ripresa tra Italia e Belgio. Risultato di 1-1. Bel primo tempo. Vediamo il secondo. E allora, mi sa che devo rimettermi di là dove il sole mi suona meglio. Intanto Ferrieri, che ha tanto spazio, rientra. Sinistro di Ferrieri, Di Meo sul palo, miracolo. Non è finita. Sinistro anche di Oriente. Palla che va fuori. Paratona di Di Meo. Paratona perché era un tiro sanguinoso che ha stampato sul palo con un po' di fortuna. Esposito alza secondo palo. Marco Ricciolio. Di Meo alza. Ancora in corner. Dalla bandierina va ancora Ferrieri. Grande scoperta a questo punto per la squadra in maglia bianca che mette questo pallone in mezzo. Marchionne concede un altro angolo. Ancora Ferrieri, ancora sul primo, ancora calcio d'angolo. E allora terzo corner consecutivo, Ferrero stavolta va morbido sul secondo, arriva Gaudieri, esterno della rete, paletto di dietro. E allora Di Meo corta, risale il Belgio, Regalbuti, ma Monaco buono lo spunto personale, ne fa fuori uno, non Imperatore che tocca per Esposito, la palla è ancora in quelle zone di campo, alza Imperatore, salta Fierro, Facciuti lì in mezzo, prova ad andare via, la tocca a Catapano, si alza una gamba e si alza anche un colpo di testa di Gaudieri, poi lì in mezzo nella mischia Gaudieri risolve con l'uscita a destra verso Oriente, 1-2 con Ferrieri, parte a destra Ferrieri, Oriente sale, si prende campo, va da Diego, prova il colpo di tacco, Ricciolio sul controllo, la palla esce fuori, non è sua, chiedeva un fallo di Regalbuto che forse si era un po' appeso sulla maglietta, Imperatore, deviazione, la palla termina fuori. Le mani di Monaco, vediamo un po' se va corto, va lungo, va corto da Catapano, alle spalle c'è Marco Ricciolio che devia il pallone, Oriente, centrale, Ferrieri, prova la ruleta per un attimo, difende la sfera, c'è fallo. Gaudiri allarga subito, Oriente, controllo passaggio, Gioneri sbarra la strada, poi tocca male il pallone, Oriente, Manu, buono lo spunto, ancora Esposito, sinistro e mezzo, direzione di Monaco, sale, vediamo se apre, eccolo il corridoio per Facciuti che devia la sfera verso Neri che la tocca ancora a Facciuti, corta Gaudieri, tocca dietro, accenna le mani, lungo, lo striglia Gaudieri al momento del passaggio, appena visto portiere far scendere le braccia, Manu se ne va, tocco dietro, porta quasi vuota, Ferrieri fa 2-1 per l'Italia. Vantaggio Italia 2-1, sorpasso quindi dopo il vantaggio iniziale del Belgio che ha giocato per 10 minuti in maniera quasi perfetta, poi ha concesso campo e occasioni ai ragazzi maglia bianca che ora partono ancora con Oriente, dietro per Ricciolio, ancora dietro per il fulcro, in mediana Imperatore,
Gaudiri, Ferrieri. Un poco largo. Forse il primo errore di misura di Ferrieri del suo match. Almeno errore pulito. Gaudiri ancora a mettere il corpo davanti, anche su Gigi Monaco non si passa. Imperatore. Smista Marigliano. Ancora Imperatore. La tocca per Ferrieri, aggancia la sfera, punta la trella, deviazione di Neri, va ancora Ferrieri, esce Di Meo. Monaco. Invade il mezzo al campo. Sbaglia Facciuti. Marigliano con le mani. Salta Marchionne, bomba al volo di Imperatore. Si va centralmente da Marchionne, smista Facciuti. Parte Fierro che quasi taglia Facciuti. Vediamo quale soluzione sceglie in porta. Imperatore Mura, fa il giro di Facciuti e se ne va Imperatore. Sale. Poi sterza e poi ancora va via Imperatore, punta la porta dietro, troppo dietro. Sta arrivando Esposito su questo pallone, scivolata di Fierro, c'è fallo. Mamma. Vediamo un po', Ferrieri, Imperatore, Emanuele Esposito intorno a quel pallone. C'è solo Diego Riccioli ad attaccare l'area di rigore avversaria, Ferrieri proverà in porta, Murato, palla che esce, calcio d'angolo. Occhio dalla bandierina, ancora Ferrieri. Cross forte sul primo palo, non la tocca Marco Ricciolio. Facciuti con le mani in avanti dove non c'è nessuno. Tocco per Gaudiri. Finta retropassaggio, smista Marigliano. Tocco debole. Gioneri recupera questo pallone qui in mezzo al campo. Gianni a due addosso, prova a farlo passare. Sviene Marigliano, arriva Gaudiri. Largo per Marco Ricciolio che prova a correre ma... si allunga fuori il pallone, rimessa per Fierro. Facciuti controlla, attaccato, prova ad andare sul sinistro, prova a recuperare Marigliano. Vediamo di che ultimo tocco sembra di Marigliano, è così. Palla dentro con le mani di Facciuti, salta Gaudiri, la palla rimane, carambola nell'aria, poi la palla si alza, ancora Gaudiri, corta due volte, Gaudiri giganteggia, poi rinvio di Ferrieri, zona Monaco. Rientra bene, mezzo a due e sale, dentro per Fierro, si gira sul sinistro, un po' di sola, va da Gigi Monaco, non aggancia, la palla esce, Marigliano con le mani, lunga, Ferrieri, controlla, inserimento di mano Esposito, tocco per lui nello spazio, è tutto solo, Esposito, 3-1 Italia, assist di Ferrieri, gol di mano Esposito. Per adesso sta facendo la differenza questa nuova mezzala in maglia bianca, la corte di Oriente Imperatore. No, io prima di oggi non avevo manco visto questo campo, lo sai? Nemmeno mi firmo. Per me è la prima volta che sto su questo campo, lo sai? Mi mandi tu giù? Ma chi è? Un pizzerillo. Fierro prova ad alzarsi, la palla viene recuperata da Esposito, parte anche Diego. Tocco per Ferrieri, puntato Facciuti, lo fa secco in velocità, piazza il sinistro su Vatrella che prova a ripartire col mancino in avanti dove c'è Gaudiri che vela verso lungo, la palla e l'azione si spengono tra le mani dell'estremo difensore con la maglia del Napoli e dell'Italia. Ferrieri danza sulla sfera, mancino, deviazione di me, si accartoccia sulla sfera e poi la dà Marchionne. Uno, due e palla a Neri. Sbaglia l'apertura verso Facciuti. Piede alto di Catapano. Punizione. Calcio di punizione battuto Ferrieri in porta. No. Sale Monaco, va giù sul pallone l'intervento di Oriente che poi fa tunnel a Gigi Monaco e va da Ferrieri. Arma il sinistro! Grandissimo gol dell'Italia, 4-1, invenzione di Oriente che passa sotto gli slippini dell'avversario, concede a Ferrieri l'assist per il 4-1.
Sente tirare Monaco, Gigi, vediamo un po'. Porti posso? E allora batte Catapano in porta, piazzato, morbida, Lungo, ringrazia. 4-1 è l'Italia, ora più 3. Occhio, errore di Lungo. Ferro se ne esce così Gaudieri. Poi gira due volte. Esagera un po', punizione, scaraventa da terra. Il re di Sparta, Gaudieri. Per la sua somiglianza incredibile con Leonida. Vediamo un po', batte qui, apre. Io. Marigliano si piccia su questo pallone che era per Ferrieri, poi glielo dà, Ferrieri va da Imperatore. Triangolazione un po' strana che comunque porta. Qua c'è punizione all'Italia. Allora, controsole, Ferrieri. Due uomini in barriera disposti da Di Meo. Sinistro, Di Meo respinta, mezza corta, poi occhio a Monaco nello stretto, sbaglia, piazzato di Oriente, fuori. Di Meo dal fondo. Morbida centrale, Gaudieri col fianco, allunga Imperatore, ultimo uomo rega al buto. Testa e Sbilenco, il suo rinvio direttamente negli spalti. Uscita di Di Meo che non chiama il pallone ma la prende. Rega al buto. In avanti, Ferro va giù, vola, punizione. Catapano in porta alta. Non scende. Lungo dal fondo no, batte Gaudieri. Non... gli ha levato la patente di battere con i piedi Gaudieri a Lungo, che nella prima partita ha fatto una prestazione di altissimo livello tra i pali. Deve migliorare qualcosina in fase di costruzione il portiere italiano, mentre quasi temporeggia. Tre cosa? Tre babà, tre fragole, cosa vuole? Tre cornetti, tre caffè? Tre. Gaudieri, lunga. Palla che arriva direttamente al portiere Di Meo, Monaco. Movimento di Catapano che è tutto solo, aggancia un bel pallone. Ha lo spazio di girarsi, ma viene attaccato da Oriente appena trova lo spazio. Ferro, Catapano, stavolta l'aggancio in maldestro, Gaudieri direttamente in avanti. Monaco. Facciuti male. Oriente per Ferrieri, esce rega al buto, poi Ricciolio, mano Esposito, fa correre anche Ricciolio, eccolo lì che riceve Marco, c'è tutto solo Ferrieri, apertura errata di Ricciolio che ha mirato Ferrieri ma ha trovato Imperatore anche con un po' di fortuna perché il pallone era errato, ancora Imperatore, gestisce lì in mezzo, dietro per Oriente, dietro per Gaudieri, morbida in avanti, esce rega al buto con una coscia, Imperatore due volte, Ferrieri. 1-2, imbucata Di Meo. Con le mani in avanti. Spizzata di Catapano, Oriente su questo pallone. Attacca Monaco. C'è punizione. Gaudieri, Ferrieri. Si stende Fierro, recupera questo pallone. Avanza col mancino. Tocco per Catapano, si gira su Gaudieri. Prova l'imbucata per Fierro. La palla passa sotto Lungo. 4-2. Prova a riaccendere una piccola speranza, una fiammella, il Belgio sull'Italia. E allora batte Ferrieri in porta Di Meo, blocca. Monaco attaccato ancora da Ferrieri, poi Oriente calcia il pallone, la palla arriva a mano Esposito, 2-2, Esposito la piazza, Di Meo, respinge, Ferrieri, 2 su di lui, deve ritornare lì in mezzo, apertura a memoria di Imperatore, un po' lunga. Ferro, lungo linea, c'è Gioneri, chiude il varco centrale Imperatore, rimessa fiamminga per le mani di Ferro, l'incontro Catapano. Palla errata però per Gioneri. Rimessa per Marigliano. Ferrieri rega il buto di testa. Poggia per Di Meo.
Monaco sale a destra, colpito in pieno oriente, ancora con le mani, palla spizzata a cazzo secondo palo, Gianeri rimescola col sinistro, poi spedisce fuori o Imperatore Marigliano, ancora Gianeri, occhio al Belgio, sotto di due, ma che non si arrende ovviamente, dentro lungo così e così. Raccoglie Gaudieri che mira Ferrieri che con il controllo ne fa fuori due. Poi ritorna Fierro, mette il pallone fuori, occhio a Ferrieri. Batte Marigliano, trova Manu Esposito. Chiedono un controllo con il braccio, quelli maglia scura, Regalbuto esce. Occhio al controllo di Regalbuto che passa clamorosamente, poi rimpallo, fondo. È perché oggi non dobbiamo fare finale 10, perciò occhio al pallone per Ferrieri. Pallonetto sul fondo di nulla. Lancio di Regalbuto, salta a fare perno Gigi Monaco, ma c'è Gaudieri contro due, subisce un fallo. Gaudieri, mancino per Ferrieri, ruleta, doppia, arriva giù, c'è fallo su giù. Punizione battuta da Ferro di là per Monaco. Oriente pressa, Monaco prova lui la ruleta ora. Ne ha tre addosso, subisce una pizzicata, battuta la punizione, Facciuti, tocco di ritorno. Max Monaco si mette in proprio, va giù punizione. Il capitano del Belgio si accende con grinta e qualità, conquista una punizione invitante. E allora calcio di punizione, se ne incarica proprio Monaco. Studia il varco, prova alta. Tra un minuto ci sarà il recupero. Appena detto il direttore di gara, Regalbuto, palla a Gianeri. Catapano si gira, prova il destro, murato da Gaudieri. Facciuti con le mani. E allora 60 secondi di recupero. Salta Gaudieri, la palla è alta. Catapano spizza, Marco Ricciolio prolunga. Esposito, controllo. La perde, Catapano gliela ruba. Poi l'ultimo tocco del giocatore in maglia nera, la rimessa ancora per l'Italia. Si va con le mani, colpo di testa di Esposito, Fierro su questo pallone pressato da Ferrieri. Ancora Fierro, tocco largo per Monaco che sale, la tiene in campo. Piede di Marco Ricciolo, scivolata su quel pallone di Catapano, l'ultimo tocco è di Oriente, battuta la rimessa, Oriente e Ricciolo chiudono, Catapano si gioca, apertura di qua, Ferrieri, 2-1, contropiede dell'Italia, con il sinistro e la parata sul tentativo di Ferrieri da parte di Di Meo, Gioneri risale la squadra in maglia scura, non c'è più tempo, vince 4-2 l'Italia che sale a 6 punti a punteggio pieno, staccando Belgio e Macedonia del Nord a 3 dopo due partite, una vittoria e una sconfitta. E allora termina, mettete più vicini, termina 4-2 per l'Italia sul Belgio. Questo recupero della prima giornata di Euro 2021 nel girone D, partiamo prima da Di Meo. Davide, primi 10 minuti della tua squadra secondo me perfetti, poi qualcosa è andato storto, avete regalato campo agli avversari subendo reti, finendo poi 4-1, riaccendendo la 4-2. Che è successo? Troppo di concentrazione, non siamo riusciti a gestire rispetto alla prima partita che aveva dimostrato una bella solidità difensiva. Appunto, è una questione mentale, fisica, per il caldo, il sole, squadra avversaria forte. Continuiamo. Credo un po' delle due, un po' loro sono stati molto fisici, noi non siamo riusciti a tenere testa. Mancano 50 caldo. Minuti, serve una vittoria o forse un pareggio per passare. Ce la farete? Sono sicuro che ce la faremo, 100%. Con l'ottimismo di Di Meo noi lo salutiamo e andiamo da Ferrieri, migliore in campo assoluto per la sua Italia che... Grazie. La scorsa edizione mostrava una grandissima qualità nel gioco collettivo, oggi ha inserito un giocatore che forse può fare anche la differenza solo in questo torneo. Realizzi due gol, sì. Con un assist, due assist su quattro gol, c'è il tuo zampino al 100%, raccontami un po' la partita e soprattutto che ti aspetti dalla tua squadra che ha due punti, due partite e due vittorie. Siamo scesi bene in campo, abbiamo parlato prima nello spogliatoio.
siamo detti che dovevamo vincere questa partita, assolutamente. Adesso la prossima scendiamo in campo. Obiettivo bottino pieno, passare come prima e vedere poi agli ottavi magari di prendere anche l'avversario più debole possibile. Sì, sempre come prima. Quindi la tua squadra la consideri tra le favorite in questo circuito nonostante siano le prime partite qui da noi? Speriamo, la mia squadra è molto cattiva e mi piace tanto il gioco. Una dedica per la prestazione? Una dedica, non lo so. Una? A mia figlia, dai. Allora, addirittura Ferreri ha anche una figlia. E allora, complimenti al simpaticissimo Ferreri, lo liberiamo, ciao. Ciao, grazie.